Go on, go on at. Che cosa significano questi due phrasal verbs? Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi ti rivelerò il significato dei phrasal verbs che ho scelto per te questa settimana. Go on significa continuare, accadere, succedere, come in questa frase. I'm sorry, but we can't go on like this. Mi spiace, ma non possiamo andare avanti così, non possiamo continuare così. Go on at invece vuol dire criticare ripetutamente, proprio come in questa frase. I hate Kelly, she always goes on at me. Odio Kelly, mi critica ripetutamente. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto la prossima settimana con una nuova lezione sui phrasal verbs. E nel mentre ti invito a provare a scrivere delle frasi in lingua inglese che abbiano come protagonista i phrasal verbs della lezione di oggi. A presto!